Ah! I fantasmi! Nessuno umano può entrare qui, è tutto blindato. Sono venuti a rubare mia ricetta sulla carta! Ma! Ah! Uno scheletro che cammina! Sono sicuro che mi è venuto addosso, sì. Ecco, solito pasticcione. Ora sistemare tutto come solito. Oh! Questo era il libro che cercavo da giorni. Ora devo solo convincere Giancarlo a farsi riciclare. Vediamo se si trova qualcosa su internet. Ah, moderna tecnologia, ya. Yeah. Ecco sì, per prima cosa la carta e il cartone devono essere raccolti. Sì, è come se in città c'è già tutta la carta e il cartone di cui abbiamo bisogno. Basta metterla da parte per la raccolta differenziata, così verrà riciclata. Uffa, quanta gente distratta! Buttano assieme alla carta e al cartone la plastica, gli imballaggi sporchi, il polistirolo. Qualcuno deve selezionare con macchine speciali, addirittura usare le mani. Sì, sì, devo proprio andare in tutte le case a dirlo. Oh, Giancarlo! Ora andiamo a fare selezione! Eh no, dottor Sviturno, non voglio farmi riciclare! Uffa! Ah, eccoci in piattaforma! Ora ti seleziono! Hai addosso cose strane, tipo scotch, graffette? Sì, qualche pezzo di scotch. Mi hanno chiuso un po' di volte, però alla fine mi hanno buttato via così. E poi sono stampato qua e là. Dimmi, sei mai stato riciclato? Sì, già 3 volte. Alla fine mi è piaciuto, però all'inizio non ne avevo voglia. Sì, va bene, Giancarlo. Ora andrai al riciclo. Abbiamo bisogno di te. Basta, non voglio farmi riciclare. Ho sempre un po' paura. Ma come, Giancarlo? Ti stiamo dando una seconda vita? Preferisci andare nel fuoco o essere fatto a pezzi per diventare lista della spesa? Uffa, non voglio essere riciclato, sto bene così. E allora diventerai cartone per raccogliere cacca di cane. Io ti ho avvisato. Ha vinto lei. Però posso chiederle, dottor Sviturno? Io lo so, voglio essere riciclato. Però solo se divento una scatola di caramelle. No, ok, forse non voglio essere una scatola di caramelle. Cioè, sì, mi piacciono. Però poi appiccico tutto per niente. Forse sì. Un libro di storia. Mi piace stare coi ragazzi. Però che noia. Ma sarò un libro diverso, con tante foto. No, non ne ho voglia. Sì, sarò una scatola per pennarelli e so il perché, ma non ve lo dico. Ragazzi, lui può fare perché è cartone da riciclare. Voi no! Vediamo. La separazione delle fibre di cellulosa dalle sostanze contaminanti. Ah sì, come l'inchiostro, sì! Va tolto con azione fisica meccanica attraverso successive fasi di diluizione con acqua, spappolamento, filtraggio e depurazione. Ah, è così che funziona il riciclo! Sì! Tanta acqua tiepida e un ciclo in lavatrice! Thank you.
Ah già, fase 2, cartiera. La carta da macero viene spappolata. Sì, spappolata, aggiungendo acqua calda. Oh, che pelo tiepido pagno. Sì, sì, sembra un grosso frullatore con le lame giganti. Vengono tolte impurità e scorie. No, 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 scorie. Fino a separare tutte le fibre. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco che esce. Ma cosa ce ne facciamo di tutta questa poltiglia? Ah, ecco, 99% di acqua, 1% di fibra. Poi passa nella macchina continua dove viene strizzata e asciugata per diventare un nuovo foglio di carta. Ora lo so, ma come sono bravo. Proprio bravo. Non ci credo. Tra 2 minuti esce la carta. Solletico. No. Vedrai, fa caldino lì dentro. Poi tornerai nuovo. Ecco fatto, riciclo compiuto. Ora chissà come se la cava Giancartolo nella cartotecnica. Sì, è stata una buona idea rinascere Astuccio di Pennarelli. E ora vi dico il mio segreto. Questa volta avrò tanti amici che giocheranno con me e sarò sempre sporco di colori. Che bello! Avrò una vita riciclata e colorata. Sì, mi piace questo ciclo di riciclo. Perché foglio di carta e cartone può diventare tante cose, ma mai un rifiuto.